Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo registro immediatamente dopo aver concluso l'altro, nel quale faccio vedere qual è il contenuto della prima busta del viaggio a sorpresa di Blueberry. Per chi non avesse visto l'ultimo episodio della serie sullo Sri Lanka, sappiate che io domani parto per l'Australia. Sarà un viaggio abbastanza impegnativo, perché una destinazione che normalmente si vede in 2-3 settimane, io la visiterò in meno di 10 giorni. Quindi devo assolutamente prepararmi nella maniera migliore per affrontare questa esperienza, che dovrà essere il top, anche perché devo viverla assieme a voi in video, no? Per prima cosa devo organizzare per bene i bagagli, dato che io viaggio con due zaini e la borsa del drone. Ho lo zaino GoPro con dentro tutta l'attrezzatura, lo zaino della Kelty che va imbarcato in stiva con i vestiti e le altre cose, e la borsetta del drone che mi sa tanto che non porterò, e dopo vi spiego il perché. Adesso metterò tutte le cose che ho portato sul letto dietro di me. C'è questa lampada che flickerà troppo. Avrei potuto lasciare acceso il condizionatore mentre sistemavo tutta sta roba, perché adesso sto crepando di caldo. Comunque questi sono praticamente tutti i miei averi, le cose che avrò con me durante questo viaggio. Visto che è una cosa che non avevo mai fatto, adesso vi mostro tutte le cose che mi sono portato una per una. A cominciare ovviamente dalla 7S Mark II con il 1635 F4 e il microfono Rode Stereo Mic, scheda e batteria. Ma come ho fatto a farci stare tutto? Questa è la mia borraccia GoPro, questa è la busta dove metto le istantanee. Le istantanee di ieri e quelle di oggi che devo ancora sistemare. E delle fototessere brutte che non so perché ho portato. Questo è il Gorilla Pod, qui ci sono le batterie scariche. Questo è il mio power bank da 20.000, il portafoglio, caricatore USB doppio della GoPro, adattatore macro, fermenti lattici e bicarbonato, qui ci sono tutte le mie SD, caricatore multiplo, un paio di cuffiette e un altro paio di cuffiette, caricatore rapido USB, lettore di SD per il telefono, un gancetto sorprendentemente utile, una biro per compilare i documenti in aeroporto, Canon D10 per video Vaporwave, Samsung Gear per video 360, l'Omo per fotografie istantanee e GoPro Hero 5 per ogni situazione, custodia morbida della Sony A7S2, obiettivo 24-240mm con la sua custodia, la custodia del microfono, questo è spray anti zanzare, salviettine intime e altre salviettine meno ingombranti. E qui ci sono i vestiti, questi sono i miei pantaloncini, maglietta sporca, costume infradito. Qua ci sono tutti i vestiti puliti, lì c'è altra roba sporca e lì c'è la mia camicia con gli scoiattoli e il giubbetto 100 grammi. Questo ragazzi salva la vita. Questa è una busta di riserva e qui ci sono tutte le mie robe del bagno. Queste sono le 70 foto istantanee che mi rimangono, probabilmente le finirò e dovrò comprarne altre. Cuffie con cancellazione del rumore per montare in aereo, la borsa per mettere lo zaino in stiva, il DJI Mavic Pro e una Red Bull che non so se berrò, il mio computer, caricatore da auto, adattatore universale con due prese USB, la torcia Jeep, i miei occhiali da sole, codice sconto in descrizione, hard disk con tutti i video che devo montare che per sicurezza ho backuppato a casa, caricatore del drone, caricatore della 7S singolo e caricatore doppio, altri fermenti lattici, chiave e lucchetto TSA, frame e attacco della GoPro e pure l'hand grip galleggiante, attacco per tre piedi, occhiali di scorta, filtro polarizzatore che mi dimentico sempre di usare, a mucchina che non uso mai, tracolla della 7S, caricatore USB quadruplo, pesavalige portatile, tutti i miei medicinali da viaggio, qui ci sono cavi e caricatori vari, ciabatta elettrica, caricatore del Mac, 28-21mm e anche gli obiettivi CCTV. Ah, finito, adesso riaccendo l'aria condizionata. Allora ragazzi, prima di mettere a posto tutte le cose all'interno degli zaini, caricare le batterie e lavare i vestiti, perché vorrei avere più roba pulita possibile, vi spiego come mai ho deciso di non portare il drone. Informandomi ho visto che la normativa in Australia è abbastanza tranquilla, nel senso se utilizzi il drone a scopo professionale ti serve una licenza, altrimenti no. Però il concetto di YouTube è un pochino complicato, quindi non vorrei che mi dessero problemi dopo interminabili ore di volo una volta arrivato alla famosa airport security. Quindi ho pensato di lasciarlo a Roberta, così me lo ridà a Milano quando ci vediamo per la fiera degli sposi. Poi c'è anche da considerare il fatto che non si può volare in città e nemmeno in molti siti di interesse naturalistico che io probabilmente andrò a vedere. E poi mettiamo anche il caso che io riesca a usare il Mavic, chi mi dice che non ci sarà un vento della Madonna come qua in Sri Lanka che rischia di farmelo volare via. Quindi il drone non lo porto, ma tutto il resto sì, quindi devo dare una sistemata. Ok, dovrei aver sistemato praticamente tutto, mi mancano un po' di cose, vestiti da lavare, i vestiti per domani li ho già preparati, la roba del bagno la metto via domattina, il borsello è pronto, lo zaino pure, di là c'è la borsa per il trasporto aereo, la Red Bull non so cosa farmene perché se la bevo
in aereo non dormo più. Adesso però, intanto che guardo qualche video, sistemo le didascalie di tutte le fotografie istantanee che ho fatto in questi 2 giorni. Ne ho scattate forse troppe, infatti non ne ho abbastanza per l'Australia, però confido nel fatto che forse potrei anche comprarle là. In ogni caso, questa è la sedia più scomoda dell'universo. Adesso ragazzi devo lavare i vestiti, è una cosa noiosissima, ma almeno arrivo là che ho un po' di vestiti puliti, a parte questi qua che indosso in questo momento. Stavo pensando tra l'altro di partire con i pantaloni bracaloni, perché così in aereo sono più comodo. Praticamente sono pantaloni del pigiama, calzini, mutande fatti e fatte anche le magliette. Adesso devo asciugare la roba col phon, perché con questa umidità se la stendo fuori non succede nulla. Finisco di asciugare la roba e mi butto nel letto. Sto morendo di sonno e di ansia per il viaggio di domani. Buonanotte. Buongiorno amici, tra qualche minuto mi vengono a prendere per andare in aeroporto. Zaino 1, zaino 2. Questo zaino pesa più di questo. Sono in aeroporto, devo aspettare una mezz'oretta perché il check-in del mio volo ancora non è aperto. Mi stanno dando problemi al check-in perché il mio passaporto è rovinato e dicono che in teoria non lo accettano. Se aspetto ancora un po' perdo il volo. Ok, è fatta, sono andato ai banchi del check-in alle 11:20, appena hanno aperto, e mi hanno accettato soltanto adesso che è l'una. Cioè, ragazzi, sono rimasto lì 1:40 ad aspettare che mi dicessero se potevo partire o meno. Arrivato a Singapore. Ragazzi, ce l'ho fatta, sono passato i controlli, erano tutti super carini, mi hanno fatto 1000 raccomandazioni per il passaporto che si sta spaccando. Mi hanno detto che adesso che sono in Australia non c'è problema, però è l'ultimo ingresso che posso fare in questo paese con quel passaporto, perché la pagina è mezza rotta, quindi in teoria per tornare a casa non dovrei aver problemi. Comunque ho già aperto un po' di buste perché mi servivano i dati dell'hotel dove alloggio da inserire all'interno del foglio che va consegnato al controllo passaporti. Adesso devo ritirare il bagaglio per fare la Airport Security. Ragazzi, ho appena messo piede nel mio 70° paese del mondo visitato, ovvero l'Australia. Sono arrivato a Melbourne.